Ciao ragazze, in questo video vedremo come assemblare un nuovo metodo per assemblare il fiore elegante che già conoscete e avete visto nei precedenti video. Allora, abbiamo le corolle tagliate che ricordo per chi taglia a mano può tracciare solo i contorni tranquillamente, gestiteveli voi. Quelli che vi sto dando sono semplicemente degli spunti, anche per mostrarvi quanto sia facile prendere dei file, un file che sembra unico e renderlo invece, ulteriormente esclusivo, quindi, aumentando la misura, assemblando tra di loro, modificando i centrali, si possono fare determinate azioni per rendere il file davvero unico. Diciamo che è un po' anche la differenza tra l'utilizzare una fustella che è quella di quella dimensione di standard e invece utilizzare un file che ci permette comunque sia di lavorare con le dimensioni e di combinare tra di loro le forme. Vediamo un attimino come fare, cosa realizzeremo questa volta. Iniziamo da queste striscioline qui. Queste striscioline le faremo diventare degli spessorini, poi vediamo come. Nel frattempo noi, se avete un ago da quilling va benissimo, altrimenti anche con uno stecco ce li dobbiamo arrotolare o addirittura con lo stesso stelo. Ora vi faccio vedere come ce li dobbiamo arrotolare per dare la forma, per aiutarci un pochino. Oppure prendiamo un pezzo di stelo. Se non abbiamo l'attrezzino per il quilling, e facciamo la stessa cosa, quindi ci aiutiamo a creare dei rotolini. Dopodiché cerchiamo di renderli tutti più o meno uguali. Proviamo a dare a tutti più o meno lo stesso diametro e li incolliamo. Non dobbiamo stringerli troppo, anche perché ci serviranno proprio per distanziare le corolle. Quindi dovrà passare all'interno lo stelo oppure uno stecco in legno, quello che preferite, quello che avete. Vedete? Dobbiamo far sì che, quindi se useremo uno stelo, lo faremo a misura di stelo. Se utilizzeremo uno stecco, ci dobbiamo assicurare che passa. Ecco, mentre asciugano i nostri rotolini, andiamo ad assemblarci gli altri componenti, quindi il fiocco. Pieghiamo un lembo, poi l'altro, poi
Vediamo anche di qua. Chiudiamo anche quest'altro fiocchetto. Incolliamo le due parti. Arrotoliamo la parte centrale. Andiamo a posizionare qui. Accertiamoci che si incolli bene, quindi facciamo un pochino di pressione. Anche il fiocchetto è pronto. Ci assembliamo la scatolina. Qui vedete dei taglietti, vi occorreranno per sapere esattamente dove andare ad incollare. I separatori. Mettiamo ad asciugare la nostra scatolina. Il nostro fiocchetto è pronto, i nostri distanziatori pure. Adesso ci andiamo a forare. Io prendo lo stelo, nel caso dello stelo creo un fermo, quindi giro e piego. Se ho lo stecco non c'è bisogno.
mi vado ad inserire la corolla più grande e vado a chiudere la parte di sotto che sia dritta con questo cerchietto qui. Ecco, mi inserisco il mio primo distanziatorino, metto un pochino di colla alla base, giusto un puntino. E poi rimetto un pochino di colla sulla sopra al distanziatorino e vado ad inserire la mia seconda corolla. La corolla la inserisco in modo sfalsato, quindi cosa significa? Che questo secondo petalo andrà tra i due precedenti e il montaggio sarà per tutto il lavoro in questo modo. Quindi metto un pochino di colla, la rimetto pure un po' sopra e infilo in modo sfalsato puntino di colla. Ok, terminato il nostro alberello, adesso taglio un pezzetto, così magari ci sto. Ok, cosa facciamo? Adesso lo lascio un pochino così, sperando che si vede meglio. Vado ad inserire l'ultimo rotolino all'interno del mio fiocchetto. In questo modo, se voglio, metto anche un pochino di colla per fissarlo bene. Prendo un pochino di colla, vado ad inserire il rotolino nel fiocchetto lasciamo asciugare un pochettino e poi andiamo a fissare l'ultimo. In questo caso userò la Rayer, così quando asciuga e vado a inserire il fiocchetto. Una volta asciutto, andate a mettere un pochino di colla qui e
andate a posizionare il vostro alberello sulla scatola. La scatolina farà sia da base che da sorpresa, se vogliamo, perché all'interno potrete decidere se mettere delle card piuttosto che dei cioccolatini o qualsiasi cosa. Buon Natale a tutte, ragazze, a presto!